Gangsta TV. Bella a tutti raga, qui Gangsta in the Game e oggi siamo qui con le top 10 morti what the fuck. Incominciamo subito in decima posizione Resident Evil con una delle morti più subdole di sempre. Anche l'urlo che caccia dopo essere morto è uno dei più epici. In nona posizione Spider-Man 3. Notate anche la bruttezza di questa ragazza e sbagliando a premere i tasti del Quick Time Event, ecco, succede quello. In ottava posizione spicca il Mimic di Dark Souls, una delle più subdole trappole del gioco. Oh my god, I like almost literally shit my pants. In settima posizione GTA 4 con l'esecuzione di Darko. Come notate alla resistenza di 50 Cent, il personaggio spende una ventina di colpi ma niente, lui continua a resistere. Niente da fare, alla fine cede e muore. In sesta posizione la stupidità dell'intelligenza artificiale di Sleeping Dogs. Infatti in questa morte abbiamo il tizio che accende il barbecue con la benzina e voi vedete le conseguenze. Nella posizione 5, New Vegas. Avete presente quando siete vicino all'accampamento e aprite quella camionetta per far cadere i barili contro l'accampamento dei soldati della legione? Ecco, potrebbe essere anche stato fatto bene, se non che i barili non li colpiscono, anzi loro muoiono così, a caso, senza che niente li tocchi, cadono come mosche, e io non so perché. Yo man, siamo arrivati alla quarta posizione con il commesso folle di Dead Rising, che non vuole morire per abbandonare il suo negozio. Non vuole proprio morire. Ora siamo al terzo posto e c'è The Sims che ci ricorda che il troppo allenamento e la poca pulizia sono fattori di morte. Ladies and gentlemen, al secondo posto un gioco di cui non mi ricordo il nome, in cui il nemico viene ucciso da tette. Oh sì, prima posizione Jurassic Park, la morte più epica di sempre. Due tizi tentano di forzare la porta ma un dinosauro salta fuori e perché non ci sta e ne stecca uno. Niente, spero che a voi della Melagodo Crew sia piaciuto il mio video. Questo è tutto e se vi gira passate anche nel mio canale, troverete un sacco di video molto swag e altro ancora. Qui Gangsta in the Game, bella raga.